La particolarità dello Swaziland è che è una piccola nazione davanti a queste grandi nazioni del Sudafrica e del Mozambico che sono i nostri vicini. Però anche una cosa molto particolare è che questa piccola nazione è una diocesi, la diocesi di Manzini. Quando l'anno scorso Papa Francesco ha chiesto alla Chiesa di celebrare questo mese missionario straordinario, noi abbiamo sentito che non ci sarebbe stato l'aiuto che veramente avevamo bisogno e per questo abbiamo deciso di celebrare un anno missionario straordinario da ottobre del 2019 a ottobre del 2020. E ogni mese c'è un missionario della Consolata che prepara un piccolo video su qualche punto di riflessione e anche di preghiera, come le famiglie, i bambini, i catechisti, le vocazioni, e anche un santo al quale pregare, al quale conoscere di più e per il quale chiedere la sua intercessione. Forse la cosa più importante è stato il primo congresso missionario diocesano che abbiamo celebrato nel mese di novembre per 3 giorni. Un primo giorno per i sacerdoti, un secondo giorno per i sacerdoti e religiosi e religiose, un terzo giorno per tutta la diocesi, 200 partecipanti. Le conferenze al mattino, il lavoro di gruppi al pomeriggio. E tutto questo materiale è pronto per essere stampato perché non bastano 3 giorni di riflessione, ma questo è l'inizio di un cammino che ci porta a ripensare un po' la nostra presenza in questa nazione. Come il resto della Chiesa siamo frutto dello spirito missionario di, nel nostro caso, i Servi di Maria arrivati 106 anni fa. E il rischio è perdere questo spirito missionario dopo 100 anni. Il Papa Francesco ci chiede di continuare a condividere con tutti la gioia del Vangelo. In questi giorni che sono passato a Roma ho trovato dei confratelli che fanno questo corso di aggiornamento. È sempre un momento molto importante nella vita perché ci permette di fermarci, di guardare al passato, di ringraziare il Signore e anche di guardare al futuro. Una cosa che mi è colpita nella condivisione del primo giorno è quante volte ognuno di loro è stato spostato per diversi servizi e in diverse nazioni del mondo. E questo mi ha fatto pensare, quello che condividevo anche alla festa della Consolata. È soltanto in questo rimanere in Gesù che ci permette questa fedeltà, non soltanto a un posto, a un bisogno particolare, ma la realtà delle sfide missionarie di tutto il mondo. E prego perché questi giorni qui siano questa opportunità di rilanciarsi ognuno di loro in questo rimanere nel Signore per poter ripartire anche verso la missione.